E adesso ci occupiamo in questa guida di mostrarvi come fare il parser di documenti in PDF. E utilizzando una nota libreria del linguaggio PHP che è la PDF Parser. Ovviamente è un articolo preso dal sito. Un secondo. NoelSolutions.net /2020-05-28 libreria PDF per il parser di documenti PDF. Questo è l'URL a cui potete trovare l'articolo. Insomma, non è che ce ne sia di bisogno. Allora, intanto per utilizzare questo linguaggio, questa libreria, dovrete aver installato almeno la versione PHP 5.3 e Composer, quindi dovete aver scaricato anche il Composer nel vostro sistema operativo nel caso si tratti di una distribuzione Windows. Se non sapete cos'è il Composer, come si utilizza, andate su questo collegamento e se non avete, volete poi ripassare il PHP, andate su questo altro collegamento. Vi faccio un attimino vedere, almeno capiamo di cosa sto parlando. Ma comunque, insomma, anche se non avete idea di cosa si tratta, avete una distribuzione Linux, va bene uguale, insomma, non ce n'è di bisogno, basta che seguite la guida che vi do ora, oppure se avete una distribuzione Windows, vi scaricate Composer seguendo un po' le linee e le guide che troverete anche all'interno del mio sito, qui intanto vi spiego nei minimi particolari cos'è Composer. L'installazione, creare le librerie e aggiornare le librerie. Fondamentalmente è un sistema che tramite riga di comando vi permette di scaricare da le librerie in remoto quello di cui necessitate, in questo caso PDF Parser, oppure di e aggiornare ogni volta che lo riterrete opportuno con un semplice riga di comando. Mentre PHP, insomma, credo che non abbia bisogno di particolari presentazioni, ma se volete anche qui c'è una guida rapida su cosa sia questo linguaggio e le principali caratteristiche del linguaggio stesso. Bene, detto questo, torniamo a noi e vediamo un attimino di scrivere il nostro primo file, che è il file ovviamente composer.json, che metterete nella directory radici di dove avrete scaricato la libreria, di dove volete installare, cioè della folder che volete utilizzare. Quindi require, che ovviamente è la richiesta del JSON e la libreria che andrà a cercare. Utilizzate quindi il comando per compose update malloc pdf parser, che è il nome della libreria. Facciamo un aggiornamento che non fa male e andiamo a creare quindi il nostro file autoload.php, che è poi quello lì dove ci saranno tutte le dipendenze del Composer, con questo semplice riga di comando, con questo semplice file che appunto sarà dentro la nostra cartella. Diamo una controllatina che tutto sia stato installato in maniera corretta con questa riga di comando e andiamo a leggere quindi una possibile implementazione di come leggere il contenuto del file PDF, che è questa qui, vendor autoload. Come potete vedere qui viene creata una istanza della variabile parser e viene caricata con il cui metodo viene caricata con il document.pdf. È un esempio che dovrà essere anche questo nella radice della cartella che voi utilizzerete. Altrimenti potrete utilizzare anche un URL assoluto, tipo puntandolo verso la risorsa che intendete utilizzare, tipo https documento.pdf.lamiacittà.pdf, nel caso si chiami la mia città, il vostro PDF potete caricare. Quindi anche documenti che non siano allocati nel vostro dispositivo, nel vostro server, vi permette di caricarli senza alcun problema.
Una volta fatto questo, utilizzate il metodo pgetpage, pdfgetpage, che è nativo appunto della libreria, e potrete mandare la schermo, visualizzare la schermo con il solito for each, $page, spage, and echo page con il metodo getTest, che è sempre nativo della libreria che avete caricato. Qui vi faccio notare che al momento potete implementare solamente i documenti che non sono protetti. Per i documenti protetti dovete aspettare ancora la prossima implementazione. Invece quello di prima era per il metadata, per il documento del PDF. Se invece volete scaricare i metadata del documento stesso, questa è una possibile implementazione. Non ve la sto a spiegare in quanto è molto semplice, si basa anche qui solamente nel richiamo di alcuni metodi della libreria che avete installato. La libreria stessa la potete trovare su GitHub a questo indirizzo. E vi ricordo insomma che se invece di Windows, di Linux avete una distribuzione DOS e Windows, chiedo scusa, potete utilizzare invece che la riga da terminale la RAM di DOS o la PowerShell omettendo la parola il dollaro che è tipico delle distribuzioni Linux. Beh, tutto qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, ciao, alla prossima da Fabrizio.